Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro, responsabile di circa un terzo delle morti per malattie oncologiche. Nonostante gli enormi progressi scientifici, al momento le opzioni terapeutiche sono ancora limitate. Un gruppo di ricerca internazionale guidato da Elena Levantini dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ha diretto uno studio su un nuovo farmaco capace di diminuire la crescita tumorale in studi preclinici. Negli studi che abbiamo portato avanti siamo riusciti a identificare che una specifica sottopopolazione di cellule di un tumore molto aggressivo, che è un tumore polmonare mutato nel gene KRAS, per il quale non esistono ancora trattamenti farmacologici, bene, abbiamo trovato che un piccolo sottogruppo di cellule presenti nel tumore possono essere eliminate mediante un nuovo trattamento farmacologico che al momento è stato testato in modelli di laboratorio ed è in fase 1 di sperimentazione clinica negli Stati Uniti. Questo significa che siamo all'inizio del processo di poter portare questo farmaco verso i pazienti. Ricordo che servono 3 fasi cliniche di sperimentazione affinché un farmaco venga approvato per i pazienti, siamo solamente alla fase 1. Se riusciremo a far passare la fase 3, poi questo nuovo farmaco sarà a disposizione anche per i pazienti italiani che soffrono di tumori al polmone aggressivi mutati in KRAS, perché abbiamo proprio visto in modelli di laboratorio, studiando l'RNA in ogni singola cellula del tumore, che questo farmaco è in grado di eliminare molte delle cellule aggressive. E abbiamo anche seguito per risonanza magnetica nei modelli di laboratorio, così come si fanno i pazienti, cosa succede nei tumori trattati col farmaco. Ebbene, abbiamo visto che circa la metà della massa tumorale è stata diminuita e quindi questo è molto promettente. È confermata la disponibilità del fondo di 71,5 milioni di euro stanziati per attuare lo screening HCV su carceri, SERD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia. I fondi sono stati vincolati al 2022. Ora tocca alle regioni procedere, come illustra Ivan Gardini, presidente EPAC Onlus, l'associazione di pazienti che insieme all'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e alla Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali compone ACE, Alleanza contro le Epatiti. È un grande passo in avanti verso l'eliminazione dell'epatite C nel nostro paese, il fatto che siano stati stanziati 71 milioni di euro per effettuare uno screening gratuito in 4 gruppi distinti di utenti. Sono tutti gli afferenti ai servizi che si occupano di dipendenze, i SERD, tutti i detenuti, tutti i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, questa peraltro è una cosa che hanno voluto le regioni, tutti i cittadini nati nella fascia tra il 69 e l'89. Quindi questa attività consentirà di far emergere infezioni da epatite C in pazienti inconsapevoli ancora di avere questo virus e quindi di poter loro offrire una cura innovativa che funziona in circa il 98% dei casi. È fondamentale far emergere il sommerso poiché consentirà un più rapido accesso alle terapie farmacologiche disponibili, salvare vite umane, far guadagnare tantissimi anni di vita, risparmiare cifre enormi al Servizio Sanitario Nazionale, poiché curando le persone in tempo si evitano le complicanze come la cirrosi, il tumore e il trapianto di fegato. E queste sono tutte risorse che possono essere risparmiate. Basti pensare che un trapianto di fegato può costare dai 100 ai 150 mila euro. Quindi Alleanza contro l'epatite è chiaro che a questo punto cercherà di organizzare dei tour nelle regioni, che sia in presenza o non in presenza, per confrontarsi con i decisori regionali e stimolare l'avvio di questa fase, chiamiamola amministrativa, intanto che vacciniamo tutta la popolazione per il Covid, per poi passare velocemente alla fase operativa, quella vera e propria di screening.
Negli ultimi 12 mesi gli italiani hanno trascurato la prevenzione del melanoma, il più aggressivo fra i tumori della pelle, rinviando o annullando molte visite di controllo e accertamenti. Sono 7 su 10 gli italiani che hanno cambiato atteggiamento nei confronti della salute a seguito dell'emergenza sanitaria, il 52% quelli che hanno deciso di rimandare qualche visita clinica e quasi l'80% degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei NEI. Un fenomeno preoccupante considerando che il melanoma è il tumore per cui negli ultimi anni si è registrato il maggiore incremento nelle diagnosi. Per riportare l'attenzione sul melanoma e sull'importanza della prevenzione secondaria, parte la campagna di Novartis Oltre la pelle, la prevenzione al centro, con un programma ricco di attività. Rimane importante rivolgersi al proprio dermatologo o ai centri specialistici presenti nelle varie città italiane, perché la prevenzione può davvero fare la differenza.